In diretta, siamo live. Come va? Come va? Ciao a tutti ragazzi, una diretta. Tanto tempo che non vado in diretta, ovviamente non è preannunciata, ma volevo un attimo con voi un po' fare il punto della situazione, questo webinar. Ciao a tutti Plindo, ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. Allora, l'avete visto il webinar? Pazzesco, vero? Webinar, ha inviato una richiesta di partecipazione al tuo video in diretta. No, ragazzi, parliamo del webinar, primo pubblico, se l'avete visto, è del nuovo corso musicista pazzesco, trovate i link in bio. Ciao a tutti ragazzi, è tanto che non mi collego in diretta. Ciao, 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 vi mando un saluto. Per tutti quelli, ciao, ciao. Per tutti quelli che non hanno visto il webinar, andate su primopubblico.it oppure qui su Instagram. Andate sul link in bio e lo trovate. Metterò anche, mi sa, questa diretta su YouTube. Ciao a tutti. E vi lascio in descrizione quindi i link del webinar, primo pubblico, e del corso che abbiamo presentato. Esatto, musicista pazzesco. C'è ancora qualche posto scontato. Purtroppo non posso dare i bonus a tutti perché, ragazzi, sono consulenze private e non voglio far girare troppo questo materiale, però ecco, spiego tutto nel webinar primo pubblico, che poi alla fine è un vero e proprio corso gratuito, di 1 ora e 20. Se andate su primopubblico.it vi registrate, vi lascio anche in descrizione il link diretto al corso per comprare. Approfittatene, prendetelo adesso che c'è ancora posto con i bonus se vi iscrivete subito. Primo pubblico è il mio primo webinar dove trovate dentro anche la mia storia, un pezzettino della mia storia con le foto, materiale che non ho mai fatto vedere, è molto figo. E lì vi spiego un po' come cambiare mentalità, come rivolgervi direttamente al vostro pubblico e come cerco di spiegarvi una buona volta per tutte che è la prima volta il primo periodo della vostra carriera deve essere praticamente rivolto direttamente al pubblico senza pensare agli artisti, no, agli artisti, scusate, agli addetti ai lavori, ma solo successivamente con il pubblico che avete costruito, con il seguito che avete costruito. Poi, ovviamente, riuscirete ad attrarre l'attenzione e anche vi capiteranno delle opportunità. Ciao a tutti, ragazzi. Quindi, se non l'avete visto, andate su primopubblico.it e guardate il webinar perché è veramente fenomenale. Poi alla fine di quel webinar praticamente c'è la presentazione del mio nuovo corso, che è un corso sulla strategia, praticamente come poi facciamo tutto questo, come gestiamo, diciamo, e organizziamo l'uscita del disco, l'uscita del singolo, durante il periodo in cui ci rivolgiamo direttamente ai nostri fan, quindi cerchiamo di attrarre il nostro pubblico, i nostri potenziali fan, che strategie dobbiamo adottare. Il musicista pazzesco è un corso che spiega proprio questo, vi spiega quello che dovete fare tutti i giorni organicamente e come poi incastrare alla comunicazione quotidiana poi le varie sponsorizzazioni e tutte le piattaforme. Allora, ci sono 5 mod 6 moduli nel corso e mi sa che il quarto è proprio sull'advertising inteso tutte le piattaforme, e non è soltanto come fare la sponsorizzata su Facebook, ma come incastrare il tutto. Cioè, faccio, ok, è uscito il singolo, faccio la sponsorizzata su Facebook, ma poi anche sulle storie che devo fare, e YouTube lo uso, YouTube Ads, come le incastro tutte queste piattaforme per l'advertising. È fondamentale perché poi quello che dobbiamo fare è essere visibili, ok? Se noi non abbiamo una strategia di advertising che sfrutti tutte le piattaforme, non riusciremo ad essere visibili, ok? Veramente. Se riuscite, prendetelo adesso al lancio. Trovate i link in bio. E se starete guardando questa diretta poi dopo da YouTube, vi lascio i link in descrizione. È fondamentale, veramente. Non si può più pensare di spedire del materiale, le etichette, senza aver fatto qualcosa, senza aver prima un primo pubblico. A me ancora mi capita di ricevere delle mail alla Famidischi che mi scrivono e mi dicono: ascolta, mi mandano i link e questi link finiscono in canali YouTube con 0 iscritti e video che hanno 5 visualizzazioni. Non va bene, ragazzi, dovete coltivare
il vostro pubblico, il vostro seguito, e solo quando avete, diciamo, un seguito, un minimo, qualcuno che, diciamo, vi conosce, vi ha scoperto e quindi vi ascolta, quindi avete dei numeri un po' decenti, potete poi parallelamente, ovviamente, contattare gli addetti ai lavori, ma non potete farlo come prima cosa, cioè cerco l'etichetta più figa che c'è e gli mando la mia canzone che ho messo, il link privato su Facebook, non in elenco, oppure pubblico su YouTube, scusate, e quella cosa c'ha 10 ascolti, non va bene. Se volete davvero avere l'attenzione, almeno l'attenzione, perché di questo stiamo parlando di avere l'attenzione di queste persone, di questi addetti ai lavori, di essere interessanti per loro. Ho fatto diversi video in questi giorni su YouTube dove spiego queste cose e comunque trovate tutto nel webinar. Guardate il webinar, lì vi spiego tutto, primopubblico.it, e lì in 1 ora e 20 vi spiego tutto, e poi c'è il nuovo corso musicista pazzesco e veramente state entrando, sono molto contento perché ho lavorato un botto a questo corso, un corso che dura 13 ore, 13 ore e mezzo, composto da 5 mo 6 moduli, sono praticamente 5 moduli più le conclusioni, e c'è di tutto, c'è l'email marketing professionale musicale, come anche promuoversi in maniera classica, come scrivere un comunicato stampa, come scrivere ad un'etichetta per farci leggere, come scrivere ad un'agenzia booking, come contattare appunto e quando contattare, e poi è tutto incastrato, tutti i moduli sono incastrati perché fanno parte di una strategia, e la strategia poi è doppia, è quello che dovete fare tutti i giorni e poi quello che dovete fare quando lanciate un singolo o un album, come lanciare un album, magari quanti singoli, è tutto spiegato. E nel corso musicista pazzesco che potete già acquistare, c'è il link diretto nella bio, oppure in descrizione se guardate questo video da YouTube, lo metterò in descrizione. E ci sono 4 bonus incredibili. E comunque dicevo, quindi c'è un modulo sull'email marketing nel corso musicista pazzesco, un modulo sull'advertising, come usare Facebook Ads, come usare Instagram Ads, come usare Spotify Ads, nuovissimo. Come utilizzare YouTube Ads e come incastrare tutto questo. Perché non puoi fare una sponsorizzata su Facebook o mettere 100 euro su YouTube e poi così basta, non fai più niente. Non può essere la tua strategia. E non può essere neanche la tua strategia il lanciare un singolo e poi senza sapere quello che verrà dopo. Dopo devi già sapere che cosa succede, quale altro singolo, e poi questo singolo anticipa un album. Guardatevi il webinar, veramente è gratuito il webinar, vi spiego tutto come prima cosa, se non volete comprare, guardatevi il webinar. Poi lì c'è la presentazione del corso musicista pazzesco, e anche se volete andare direttamente trovate nel link in bio a Instagram, trovate sia il link per registrarvi sul webinar gratuitamente, oppure comprare direttamente il corso. Dicevamo 5 moduli, email marketing. Advertising, il primo modulo è sulla mentalità del musicista, ragazzi, non è possibile assolutamente che i musicisti ancora si sentono in colpa se guadagnano dalla loro musica e pensano che devono soltanto fare la musica e non devono promuoversi perché no, ci penserà la musica, la bellezza della musica a farmi conoscere. No, ragazzi, siamo tanti, siamo veramente tanti, e quindi bisogna promuoversi, bisogna essere a proprio agio con l'idea di promuoversi. La pubblicità è la vita per la musica, come per qualsiasi attività, bisogna promuoversi. Nel primo modulo del corso Musicista Pazzesco vi vado proprio a riprogrammare la mente quasi, vi spiego perché. Perché se noi non abbiamo un atteggiamento attivo nei confronti anche vendita, perché poi il percorso è lungo. E nel corso anche Musicista Pazzesco c'è anche un modulo sui funnel che è molto importante, è riuscire a sfruttare tutto quello che abbiamo, gli strumenti che abbiamo nella rete, è fondamentale riuscire a creare una pagina dove regalare qualcosa. Cioè noi dobbiamo essere in grado, ok, di nel corso, cioè il corso Musicista Pazzesco è una bomba. Grande Adriatico, ti ho sognato, stanotte c'era anche Marazzino. Un saluto, Gigi. Perché praticamente ti permette di capire tutto quello che devi fare, come sponsorizzare, per esempio, un videoclip, lo sponsorizzi su Facebook, poi
Puoi creare un pubblico tra tutti quelli che hanno visto il video e a tutti quelli che hanno visto il video gli fai arrivare la pubblicità soltanto a quelli che magari hanno visto fino al 70% del video o tutti quelli che hanno visto il 100% del video gli fai arrivare una paginetta in cui dici: Ehi, ho visto che hai visto il mio videoclip, se vuoi qui c'è la mia newsletter, scarica gratuitamente anche il singolo in cambio della tua mail e riceverai delle informazioni, degli aggiornamenti, ovviamente non ti spammerò e quindi quello ti lascia la mail e tu hai la tua mail, la sua mail è la sua è di quella di tutti i fan che entrano in contatto con te. Tu devi raccogliere assolutamente i contatti e poi puoi fare delle offerte, puoi creare dei pacchetti speciali, delle edizioni che sono solo per i tuoi fan, ma dobbiamo cominciare a pensarla così, a fare queste cose perché gli strumenti ci sono, non possiamo più aspettarci ok, prendo un ufficio stampa e farà quello il lavoro, oppure pensare che avremo e potremo vivere di musica soltanto quando avremo il successo clamoroso. Noi dobbiamo capire che il percorso è lungo e durante il percorso noi dobbiamo già monetizzare, ok? Quindi è importantissimo sistemare la mente, metterci a posto, ok, dobbiamo vendere, non c'è niente di male a guadagnare dalla musica, dobbiamo creare e raccogliere i nostri fan, dobbiamo fare tutte queste cose. Perché il percorso è lungo. Quindi nel modulo dei funnel del corso Musicista Pazzesco, nuovo corso che in lancio, trovate il link in bio qui su Instagram e in descrizione se guarderete poi questo video da YouTube, perché ricarico, mi sa, il video su YouTube. Praticamente è fondamentale, quindi c'è appunto il modulo anche sui funnel, su come creare una paginetta, però è tutto incastrato anche col modulo sull'advertising, come fare le sponsorizzate, come creare il pubblico, è tutto incastrato. C'è un modulo nel Musicista Pazzesco su YouTube, come utilizzare YouTube in maniera organica tutti i giorni, come creare video, come ottimizzare il canale, come far crescere. E come sfruttare YouTube in organico per arrivare a nuovi fan? Quali tipologie di video creare? Ragazzi, è veramente. Se potete, prendete veramente. Perché ora ci sono anche i bonus di cui adesso parliamo. È un corso clamoroso. E così riuscite a capire quello che dovete fare e non brancolate nel buio. Cioè. Prendendo questo corso ho cercato di consegnarvi una strategia che però dura negli anni, non è soltanto un disco, è una roba che vi spiego proprio come fare il primo singolo, il secondo singolo che anticipa poi il disco, poi l'altro disco, poi come contattare e tutti i moduli sono incastrati, poi c'è il modulo sull'email marketing perché ti serve sapere cosa devo scrivere un'etichetta mentre sto facendo diciamo promozione al mio disco, però è importantissimo, io l'ho chiamata la strategia incrociata dell'advertising e la strategia organica a due livelli. Sono cose che bisogna sapere e poi nel mentre noi già ci stiamo promuovendo, stiamo facendo e stiamo costruendo il nostro pubblico perché la nostra intenzione è arrivare alla gente. Nel frattempo possiamo già monetizzare, grazie al modulo sui funnel, là ci sono cose che comunque vi servono, cioè saper creare una pagina che offre qualcosa in regalo in cambio dei contatti, avere una newsletter, perché la newsletter va fatta anche durante i live, cioè un foglio con le mail è assolutamente indispensabile perché tu poi contatti, mandi una mail, informi, esce il nuovo disco. Se uno si mette seriamente a seguire tutta sta roba e già, diciamo, comincia ad avere una lista molto nutrita, ovviamente quando esce un singolo nuovo, cioè solo che ha 1000 iscritti alla lista, 2000 indirizzi mail, che gli manda una mail dicendo che è uscito il nuovo singolo, ma ha un impatto su Spotify. Che non avrebbe, cioè è un impatto in più, oltre a tutti, diciamo, le strategie per crescere le playlist e quant'altro, ma avere una propria lista di contatti è fondamentale, ragazzi. Quindi, veramente, il modulo sul mindset, poi c'è l'email marketing, YouTube organico, l'advertising e i funnel, veramente. E poi ci sono i quattro bonus, ci sono praticamente 2 ore di consulenza che ho fatto con studenti privati che ho reso disponibili. Una è praticamente c'era un ragazzo che doveva lanciare il singolo, gli ho spiegato passo passo tutte le operazioni da fare. Quello sono consulenze di un'ora che sono altri corsi. E poi c'è quello di quel ragazzo che aveva un budget. Insieme gli ho spiegato come gestire al meglio il budget, come ottimizzarlo. Gli ho dato i contatti migliori degli uffici stampa, cioè sono altre 2 ore che vi servono. In più c'è una lezione speciale su come creare gli spot,
fondamentale, e credo nel 2020, ormai 2021, abbiamo tutte le piattaforme di advertising, dobbiamo capire come scrivere il testo di un, magari di una sponsorizzata, come appunto impostare lo spot su Spotify, che sono spot audio, quindi c'è una lezione speciale su come creare gli spot in base alla piattaforma. E poi c'è il mio ebook che si va a incastrare benissimo, musicista YouTuber, che sono 32 pagine che si vanno ad integrare con il modulo su YouTube, e quindi avete una roba come 13 ore e mezzo di corso e più 32 pagine in PDF. Se lo prendete subito, andate lì sul link in bio qui su Instagram, e c'è il link diretto alla pagina dove c'è tutta la descrizione, altrimenti vi guardate il webinar dove lo spiego per bene. Primopubblico.it, vi registrate, vi guardate il webinar, dopo c'è la presentazione del corso. Sono entrate perché comunque l'ho lanciato qualche giorno fa, ogni giorno fa visite del webinar, stanno entrando le prime persone, ci sono ancora posti, non siamo ancora arrivati a 20 iscritti, ma dopo che raggiungeremo i 20 iscritti devo togliere assolutamente i bonus, non saranno più disponibili perché sono comunque, è materiale riservato, sono consulenze private, quindi. E le metto in regalo giusto per il lancio di questo corso. Quindi andate nel link in bio, trovate sia il link per il webinar che per il corso diretto, e poi guardate o vi guardate il webinar o vi guardate tutta la pagina di presentazione del corso e poi decidete. Sicuramente metterò questa diretta anche su YouTube, quindi trovate anche i link sia del webinar che del corso in descrizione. Quindi ragazzi, veramente, veramente una bomba, ed è fondamentale capire che dobbiamo assolutamente rivolgerci ai nostri fan, avere come comunicazione diretta ogni giorno sui social, e il corso Musicista Pazzesco spiega proprio tutto questo. Ogni giorno che cosa dobbiamo fare e come poi incastrare la nostra comunicazione quotidiana, organica, su tutte le piattaforme. Ogni piattaforma deve avere il suo post, la sua comunicazione quotidiana, tutti i social, e poi come incastrarle con assolutamente quando c'è un singolo nuovo, un album nuovo, e dobbiamo fare un po' di pubblicità. E poi c'è appunto anche la parte sull'email marketing, su come scrivere un comunicato stampa, perché possiamo e dobbiamo iniziare noi da soli, cioè il consiglio è iniziamo noi, promuoviamoci da soli, sfruttando l'advertising, quindi le piattaforme. E poi anche la promozione classica, riuscire a ottenere degli articoli, delle interviste. Ma facciamolo noi prima, possiamo farlo, perché dobbiamo capire che il percorso è lungo. Cioè, quello che cerco di spiegarvi, di trasmettervi nel corso Musicista Pazzesco è una visione a lungo termine, ok? Una visione a lungo termine. Io devo assolutamente ragionare a lungo termine. Perché ci vuole il tempo, ok? A meno che ovviamente uno non fa il botto, ma cioè, la maggior parte dei progetti hanno bisogno di tempo per maturare, ok? Quindi andatevi a vedere il webinar Primo Pubblico su primopubblico.it, e lì già avete delle informazioni. Poi, veramente, se potete, vi consiglio di prendere Il Musicista Pazzesco. Intanto vi saluto tutti quelli che mi hanno mandato un saluto. Ora non so se avete domande, altrimenti andate subito a guardare il webinar. Webinar, vi ricordo, Primo Pubblico, si intitola come iniziare nella musica in maniera indipendente senza passare da assurdi talent show o discografici lunatici. Bisogna avere il controllo, e bisogna avere il controllo perché ovviamente i talent show, qualsiasi cosa, deve essere, diciamo, dobbiamo cominciarli a vedere come degli strumenti che amplificano la nostra visibilità, ok? Però per sfruttarli al nostro vantaggio dobbiamo avere costruito qualcosa. Cioè, se io parto da zero e come prima cosa vado ad un talent, beh, capite bene che sono in balia del talent. Finché per loro andrò bene, mi faranno andare avanti, ma nel momento in cui qualcosa succederà e si stancheranno di me, ci sarà qualcun altro, il nuovo concorrente, io sarò messo da parte. Se io non ho costruito il mio,
il mio zoccolo duro, sarò sempre rimpiazzabile. Invece noi, costruendoci il nostro primo pubblico, innanzitutto non siamo rimpiazzabili, cioè comunque vorranno sempre lavorare con noi perché abbiamo il nostro zoccolo duro. Questo vale sia quando iniziamo, no? E quindi quando magari abbiamo le prime proposte e la gente, i discografici le guardano queste cose, le guardano. Grande Yuri, bisogna pensarci. Guardano assolutamente quello che fate. Se voi siete a zero, ma potete mandargli tutte le mail che volete. Oppure parlavamo del talent, no? Cioè, se tu. Anche quest'anno ci sono progetti che comunque sono già strutturati, hanno il loro seguito, sono andati lì. Allora ha senso. Io vado lì, mi prendo la visibilità, però poi quando si chiudono i riflettori, io non sono in balia di qualcuno che mi ha visto in TV o quel discografico che lavora a X Factor, non sono in balia di queste persone. Io torno dal mio pubblico che già mi conosceva, che una volta che mi ha visto anche lì ha cominciato diciamo, a rilanciare di più e a spargere il verbo, e a questi si sono aggiunti altri che mi hanno scoperto, e tutto questo costituisce, diciamo, un seguito che è fondamentale. Noi non possiamo pensare di non avere un seguito e costruirci il seguito solo quando riusciremo ad entrare da qualche parte, o in TV o in una major. Assolutamente no. Dobbiamo averlo prima noi, e con quello noi abbiamo potere contrattuale, capite? Cioè, bisogna avere potere contrattuale. Quindi nel webinar che ho creato, che ho registrato 1 ora e 20, spiego queste cose. Andatevelo a vedere su primopubblico.it. Spiego proprio perché, anche a livello di mentalità, dobbiamo ragionare così, e perché ha troppi vantaggi, ha troppi vantaggi. Cioè, dobbiamo avere il controllo e dobbiamo essere indipendenti, ma veramente, nel senso che tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, i talent, partecipare, la promozione, qualsiasi cosa, comunque deve servirci per amplificare quello che già noi stiamo facendo. E ci serve per quindi poi arrivare a più persone, ma cioè voi pensate, io adesso vado l'anno prossimo a fare un talent. Vado a fare il provino a X Factor, canto la mia canzone, mi eliminano, però c'è tutta un'infrastruttura dopo, no? Anche se poi mi eliminano, io torno con una botta di visibilità. Perché poi la gente ti scopre, vede, va sul tuo profilo, vede Instagram, ma questo suona lì, suona là. E quindi ti serve per amplificare tutto questo. Se non hai tutto organizzato, cioè se tu vai lì e non c'è niente, praticamente. Non hai un passato, non hai delle pubblicazioni. Che cosa ascolta la gente? Quindi il nuovo corso che presento nel webinar, quindi il corso musicista pazzesco, parla proprio di questo, vi spiega come costruire, diciamo, lo zoccolo duro attraverso l'advertising, la promozione, come, diciamo, prendere i contatti dei vostri primi fan, come raggiungerli, perché con l'advertising possiamo mirare, diciamo, i nostri contenuti, i nostri videoclip, le nostre canzoni, farle arrivare direttamente a chi già è potenzialmente interessato, perché noi targetizziamo, cioè abbiamo strumenti che non c'erano 10 anni fa, 20 anni fa, neanche 10 anni fa, così ben ottimizzati. Quindi, veramente. Se volete capire che switch mentale fare, come pensare anche a lungo termine, come avere una strategia a lungo termine, che cosa fare, guardatevi il webinar. Ciao, ciao, Polpastrello Music. Guardatevi il webinar primopubblico.it, dove poi presento il corso musicista pazzesco. Ci sono ancora posti per i bonus, ma stanno finendo, quindi entrate, prendetelo adesso perché avrete una marcia in più. Avere la lungimiranza di capire, lì poi vi spiego passo passo veramente come far uscire un singolo e poi l'altro singolo e poi il disco e poi che cosa succede dopo il disco. Quando si potrà tornare a suonare, ovviamente si tornerà a suonare e ovviamente bisogna capire come poi ottenere, perché poi un live è un'occasione per farci scoprire, poi lì dobbiamo
prendere i contatti di tutte le persone che entrano in contatto con noi, o attraverso il live o attraverso una sponsorizzata. E nel corso Fucista Pazzesco, nella parte dell'advertising che è fuori di testa, vi spiego tutto questo e come gestire tutte le piattaforme. Quindi, ricapitolando, visto che questo video, penso questa diretta la metterò anche su YouTube, in descrizione, se state guardando il video su YouTube, trovate il link per guardare il webinar, primo pubblico, che vi spiega proprio, dura 1 ora e 20, e lì vi do informazioni anche su come iniziare in modo serio nella musica, quali sono gli obiettivi giusti da avere, la giusta mentalità del musicista, la strategia infallibile per costruire il primo pubblico e tutte queste cose. Vai su primopubblico.it e lì ti guardi il webinar, c'è tutto, comunque la potrai rivedere su Instagram questa diretta. E dentro il webinar, ragazzi, poi c'è la presentazione del nuovo corso Musicista Pazzesco. Trovate il link in descrizione se state guardando questa diretta su YouTube. Altrimenti andate qui nel link in bio, andate, c'è direttamente il link, potete ancora acquistarlo. Ci sono gli ultimi posti, vi portate a casa anche i 4 bonus. Veramente, veramente, veramente sono contento dei feedback che mi stanno arrivando anche della gente che in questi giorni è entrata. Quindi, ragazzi, io vi ringrazio. Non so quanto tempo ho parlato, però veramente primopubblico.it per vedere il webinar e capire come costruire il vostro primo pubblico. E poi c'è il corso Musicista Pazzesco che, come dice Giuseppe Stilo, Musicista Pazzesco è un bel nome, ragazzi, è un bel nome. È un corso pazzesco e quindi è un nome pazzesco. Perché sì, è un musicista, bisogna diventare musicisti pazzeschi, cioè devi essere capace di padroneggiare tutte le piattaforme di advertising, sapere che cosa sponsorizzare su Instagram, che tipologia di spot fare su YouTube, e tutte queste cose qui. È assolutamente fondamentale conoscere e saper padroneggiare tutti gli strumenti, ragazzi, e con questi strumenti poi arrivare alle persone che possiamo raggiungere e targetizzare alla grande, livello basso di batteria, ragazzi. Quindi su primopubblico.it c'è il webinar, guardatevelo e poi se potete entrate, c'è il corso nuovo che è una bomba. Grazie a tutti. Intanto, ecco, vedete che cosa è successo. State entrando. Ok, ragazzi. Ho già spiegato, vedete? Un po' di cose. Quindi, trovate i link in bio per il webinar e per il nuovo corso. Se guardate questo video su YouTube, ci sono in descrizione. Buona visione, poi spero di vederci dall'altra parte. Ciao!